Ok, ci siamo, siamo live. Bene, direi di aspettare ancora qualche minuto in modo tale che le persone possano entrare e poi possiamo partire con la nostra diretta con Luigi Bravi. Intanto ci scusiamo per il ritardo con cui ieri sera è stato poi definit definitivamente cancellato eh, la nostra intervista per problemi tecnici e l'abbiamo rinviata ad oggi sperando di ottenere un risultato ancora migliore. Scusiamo naturalmente a nome mio e a nome di tutto il sistema critico per questo inconveniente. Tempo di qualche minuto e possiamo partire. In ogni caso l'intervista sarà in due luoghi cardine per Raffaello. Infatti il sistema critico trasmette da Firenze mentre il professor Luigi Bravi è a Durbino. Manca solo un romano. Eh, chissà che non abbiamo magari qualcun altro che voglia collegarsi con noi. Naturalmente la nostra conversazione, anticipiamo già un po' i temi, vertirà naturalmente sul principe delle arti, su Raffaello Sanzio da Urbino. Parleremo poi dell'Accademia Raffaello, di cui il presidente Luigi Bravi è appunto il, il capo, il, il, colui che la dirige ormai da diversi anni, e parleremo inoltre di quello che è oggigiorno la fruizione museale a distanza per colpa di questa emergenza SARS-CoV-19. Una tematica che avrà dei risvolti futuri molto importanti e di cui non bisogna sottovalutare. L'efficacia e la non efficacia delle varie istituzioni museali e culturali. Bene, io direi che si può anche partire a questo punto. E allora, buonasera a tutti. Siamo oggi qui in diretta col professore Luigi Bravi, eh, professore presso l'Università. Gabriele D'Annunzio di Chiedi Pescara di Teatro e Drammaturgia Antica, nonché presidente dell'Accademia Raffaello e anche dunque capo di, della Casa Natale di Raffaello, eh, direttore naturalmente. Buonasera professore. Buonasera Danilo, buonasera a tutti e grazie a Sistema Critico di aver pensato di, eh, in, di passare del tempo conversando con me. Ci sarà una piacevole conversazione all'insegna naturalmente dell'arte. E infatti, quest'anno è un anno un po' particolare, no? Molti l'hanno ribattezza ribattezzato L'Anno Sanzio, un gioco di parole col cognome di forse uno dei più celebri artisti di, tutto, di tutta la storia umana. Nonché forse l'artista che più di ogni altro ha influenzato l'arte che gli è venuta dopo. Naturalmente, stiamo parlando di Raffaello da Urbino. E perché è un anno particolare, professore, questo? Sappiamo tutti, naturalmente, che sono i 500 anni della morte del grande artista, ma è un anno che ha avuto anche dei risvolti un po' drammatici, eh, come tutti quanti noi ben sappiamo. E ci sono dei parallelismi eh, tra quelle che sono state le ultime ore di Raffaello e la situazione attuale? È molto difficile rispondere a questo. Questo anno Sanzio... Un anno Sanzio che ha ricevuto questa definizione nel luogo più Sanzio che esista e più santo, ovvero ai Musei Vaticani. Quale avevamo ribattezzato Sanzio subito, ma eh, sì. come, come si vede, non è andata secondo le, le premesse giubilari che, eh, che uno si poteva, si poteva augurare. Beh, però, insomma ci siamo trovati tutti a vivere un po in una parentesi spostiamo semplicemente di due tre quattro mesi in avanti quello, quello che è stato programmato non è detto cioè non cade nel silenzio um, tutto quello che si è pensato e certo è un anno particolare un anno in cui uno festeggia mezzo millennio eh, di mito mezzo millennio di uno di questi artisti che davvero come è, com è stato detto influenzato tutti essendo stato di fatto il modello su cui tutte le accademie di belle arti eh, hanno, um, hanno come dire, tenuto i corsi, hanno, um, hanno istruito gli artisti. Ci sono tutt'ora delle accademie di belle arti dove eh, questo questo modello educativo e formativo viene viene proposto il modello di Raffaello. Ora <coughs> Pensare a un parallelismo tra la situazione attuale e la situazione di Raffaello, beh certo che lo si può fare, mh, perché come ecco, eravamo tutti pronti a eh, pensare al, um, a quello che si doveva fare, alla stessa maniera, quando Raffaello morì, il 6 aprile del 1520, lasciò diversi cantieri aperti. Lasciò diversi cantieri aperti eh, e ovviamente non solo la celebre trasfigurazione che appunto i suoi, eh, i suoi di casa, cioè i suoi eh, allievi, i suoi della bottega, decisero di metterli al capezzale, ma anche i cantieri delle, delle sale del Palazzo Apostolico. Non dimentichiamo, e questa è una cosa che mi piace sempre ricordare, che sei giorni dopo la morte di Raffaello, il 12 aprile, Sebastiano del Piombo scrive a Michelangelo, dandogli la notizia della morte di Raffaello e chiedendo a Michelangelo di essere sostenuto nella ipotesi di succedergli nei cantieri, cioè di subentrare eh, nei cantieri eh, vaticani. Fatto sta che poi, appunto, invece, la eh, realizzazione dei dipinti, delle, dei dipinti parietali in quegli ambienti fu... Mantenuta dai, dai garzoni, come si dice in queste lettere, dai garzoni di Raffaello. Quindi, certo, ha lasciato incompiute diverse cose, che poi qualcuno ha compiuto per lui. E questo è un po' l'augurio per noi in questo momento di essere all'altezza dei suoi allievi, di portare comunque avanti nel tempo un progetto già messo, in messo appunto in, in azione. Beh, sicuramente, Raffaello è stato il massimo insieme a Michelangelo, a Leonardo dei pittori e artisti di tutto il Rinascimento. E c'è un anno un po' particolare che è il 1508, un anno che per chi studia storia dell'arte è un po' un anno di svolto, un anno critico, quando Giulio II della Rovere eh, chiamò a Roma un uomo di 33 anni, Michelangelo Bonarroti, e allo stesso tempo il 25enne Raffaello. E a uno chiese di dipingere la Cappella Sistina e all'altro le proprie stanze. E noi abbiamo in una città, la città eterna, questo dialogo, questa sfida a distanza tra i due massimi pittori che nei secoli negli anni subito seguenti eh, creeranno, possiamo dire quasi, delle scuole di pensiero, no? Il manierismo, eh, e tutto, tutta la scuola che poi succederà a Raffaello, eh, e sarà, questo connubio si svolge lì, a Roma, eh, a pochi passi, a pochi metri l'uno dall'altro. E, quali sono qual è il senso nell'anno sanzio ricordare questo, questo battibecco, questo dialogo tra i due che ricordiamo Michelangelo e Raffaello non si sopportavano si stimavano reciprocamente tanto che eh, Raffaello si fece dare ad Abramante le chiavi della Sistina per poter andare ad ammirare i ponteggi e donando addirittura a Michelangelo un ritratto in quello che è forse l'opera di lui più conosciuta la scuola d'Atene, nella stanza della segnatura nei palazzi apostolici ma dunque, abbiamo messo il dito dritto dritto nella piaga, cioè eh, la opposizione che la letteratura ha creato certamente su una differenza di base. Ehm, quindi, come dire, la letteratura ha certamente esasperato queste posizioni. Michelangelo solitario Raffaello, seguito da uno stuolo di 50 e più garzoni all'uscita di casa, come se ci fosse l'uscita di un corteo, appunto di un principe. Ehm, Raffaello in relazione con gli umanisti che dibatte eh, pienamente eh, coinvolto nella, ne, ne, nei temi e appunto nel dibattito culturale del suo tempo, Michelangelo, assolutamente solitario, sui suoi ponteggi, lui da solo, lui il pennello e appunto i ponteggi. Questa è un'opposizione che io credo che sia stata creata un po' ad arte e mi si consente al gioco ehm, per. Proprio per, per differenziare due metodi diversi. Certamente, il, certamente tutto ciò avviene eh, con Giulio II, che quindi ha captato eh, eh, come dire, i talenti che giravano in, in quel tempo. Per, quando, per quel che riguarda poi Raffaello, eh, certamente. Si dice sempre che ha giocato un ruolo importante, Bramante, e quindi, come dire, la cricca degli Urbinati. Questo, sicuramente, è stato, appunto, se poi è, è Bramante che ha consentito a Raffaello di buttare un occhio in un momento di assenza di Michelangelo nella Sistina, quindi, evidentemente, qualcosa c'era e del resto. Era anche impensabile che due persone che eh, cresciute culturalmente ehm, in una corte, come era la corte dei, dei Montefeltro e della Rovere, mh, era normale, naturale, che avessero quindi poi delle relazioni molto più eh, agevolate. Ehm, ecco. Mh, Volevo dire una cosa che mi è già fuggita, però eh, forse in qualche, modo, mh, eh, in qualche modo ci ritornerò. Ecco, il, il senso che sta dietro alla caratterizzazione di Raffaello a Roma è certo il senso della bottega: l'aver creato questi grandi cantieri, aver assunto grandi lavori con. Um, stuoli di, uh, di, 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 di allievi, i migliori, eh, ciascuno per, per le proprie arti. Era un modo di riprodurre, una volta che Raffaello è diventato responsabile, quell'ambiente in cui lui è cresciuto. Non solo ovviamente la bottega di Perugino, che lo ha visto formato. Che quindi ne ha determinato la formazione, ma anche la bottega di casa, la bottega di casa dove, di fatto, una volta venuto meno il padre, comunque Raffaello ha eh, frequentato e, um, e ha uh, conosciuto il tutto. È raccolto in questa fantomatica, quanto importante figura di Evangelista da Pian di Mileto, che è il fidatissimo di Giovanni Santi. che... Eh, um, Fa da testimone al testamento di Giovanni Santi e si trova a firmare con Raffaello il primo contratto che Raffaello firma da magister, cioè capobottega. Quindi a un certo punto c'è una suddivisione. Quindi voglio dire, come? a soli 17 anni. A soli 17 anni 1500 per la pala Baronci di Città di Castello. Quindi eh, è una figura eh, importante, la bottega è il luogo dove Raffaello si è formato, che fosse quella del padre o che fosse certamente quella di Perugino e nella bottega Raffaello finisce attraverso i grandi cantieri romani. Ed è Roma che lo innalza ad essere il principe dell'arte. Tanto che più che con Giulio II della Rovere, la sua fama è dovuta a Leone X dei Medici, figlio di quel Lorenzo il Magnifico che fece di Firenze una dei centri più importanti, se non il più famoso al mondo, del Rinascimento italiano. E proprio sotto il pontificato Leonino, Raffaello avrà uno degli incarichi che forse è quello che anticiperà la figura di colui che tutelerà l'antichità, di quasi un soprintendente. Sto parlando naturalmente della sua carica di prefetto dell'antichità, che se non ricordo male va collocata nel 1519, l'anno prima della prematura scomparsa. E C'è una frase, quantomeno interessante, che dice, dice proprio Raffaello, nella, let nella lettera forse lavorata insieme a un suo fidato amico, Pietro Bembo, che riporta un pezzo, un, un, una riga che fa capire quanto fosse alta la concezione che quest'uomo... Questo intellettuale, perché dobbiamo ricordarci sempre che Raffaello è un intellettuale, il padre lo era, tanto che sarà l'autore della cronaca animata, no? E questa frase ha colpito tantissimo ehm, sino in tempi più recenti, eh, coloro che andarono a creare la giurisdizione riguardo alla tutela delle belle arti. E la frase è questa: Quanta calcina si è fatta di statue ed altri ornamenti antichi? Che è una domanda che, il pap che Raffaello rivolge al Papa, ma anche più un lamento, un dis una disperata richiesta d'aiuto verso quei potenti, quei principi romani, che depredavano marmi e ne facevano veramente eh, ritagli, ritagli per le proprie dimore. È una figura importantissima, Raffaello, da questo punto di vista. Aggiungerei anche quanti bronzi sono stati fusi. Bronzi sono stati fusi. Tutti i bronzi, tutti i bronzi della, della statuaria greca e romana che si erano. Che si erano conservati. Beh, certo, qui c'è una grande consapevolezza di trovarsi in uno spazio assolutamente unico che è quello di Roma, Roma che eh, come dire, emette in continuazione stimoli eh, figurativi attraverso, ehm, attraverso le, 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 le sue immagini, che sono non esclusivamente di carattere architettonico. Ornamentale decorativo, ma anche dal punto di vista proprio narrativo. Ehm, ci sono delle bellissime pagine che ha scritto eh, Vincenzo Farinella ehm, a proposito, proprio delle, delle ultimissime opere di, di Raffaello, proprio parlando della sala di Costantino, ehm, pagine in cui ehm, Vincenzo Farinella ricostruisce del per suo. Ehm, quali sono le fonti, cioè che cosa ha letto Raffaello e combinato insieme partendo dal, um, dal rilievo figurativo e narrativo eh, di, età, di età romana. Mm, penso appunto agli elementi dell'Arco di Costantino o a, certi, a certe scene della colonna Traiana. Quindi Raffaello è uno che si è guardato attorno e non solo, ha percepito l'importanza del, del rilievo che quella che oggi sarebbe una campagna fotografica. Ha capito l'importanza del rilievo e ovviamente, essendo una mentalità creativa, l'ha inserita nelle proprie, nelle proprie creazioni. E appunto, in, in questo, nella battaglia di Costantino, che si trova nella sala di Costantino, l'ultima eh, di quelle mh, nelle quali è intervenuto Raffaello, eh, si vedono proprio certe, certe scene tratte ehm, dall'antico. Quindi è un grande lettore. E quello che trovava a Roma non lo poteva trovare altrove. Raffaello poi si è formato un po' da sé il suo stesso mito. Tanto che, come riporta un saggio prodotto poi dall'Accademia Raffaello, che è Raffaello e Classicismo francese del secolo XVIII, di eh, Edoard Poirier, ci racconta molto bene come nel Settecento eh, gli artisti, che i borsisti dell'Accademia di Francia giungessero a Roma per imparare l'arte classica e da chi la imparavano? Da Raffaello Sanzio, tanto che ci sono tantissime riprese delle opere di Raffaello nei quadri accademici francesi, ma non sola, La zarina Caterina di Russia, come sappiamo tutti, eh, divenne folle di Raffaello quando un giorno, di ritorno dalle terme, sfogliando l'album di incisioni di Giovanni Volpato, si ritrova davanti alla bellezza delle logge di Raffaello in Vaticano. E lei scrive subito al suo agente a Roma, a Reifenstein, chiedendogli: Oddio, oddio, sono diventata pazza. Sarà il calore delle terme? Che cosa sarà? Sarà forse che sono ammalata e ho fatto voto a San Raffaele, Ra lo chiama lui, lei? Perché io voglio vedere quelle logge. Le voglio qui, le voglio a San Pietroburgo, le voglio nel palazzo d'inverno. E sappiamo tutti che poi saranno fatte da un artista Trentino, Gutenberger, e spedite a San Pietroburgo man mano che erano state fatte in un'ala del Palazzo d'Inverno costruita appositamente per ospitare queste, fatta da Stefano Quare di Giacomo Quarenghi. E questo fa testimonia quanto il mito di Raffaello ha saputo affascinare intere generazioni, non solo di artisti, ma di intellettuali, fino ad oggi, tanto che ancora eh, qualsiasi storico dell'arte che studia il Rinascimento vorrebbe trovare un inedito di Raffaello, un dipinto che mai nessuno prima aveva visto. E ultimamente ne stanno, soprattutto in occasione di questo anno Sanzio, appunto, ne stanno affiorando forse anche un po' troppi. Alcuni anche dati eh, andati recentemente in televisione. Lei cosa ne pensa a riguardo? Che... Quando mh, cesserò di essere presidente dell'Accademia Raffaello scriverò i miei Raffaello, nel senso che da, dal 2016 ehm, io ho ricevuto almeno 7-8 proposte di Raffaello o da comprare o da, eh, sulle quali esprimere eh, pareri, eh, che peraltro non è il mio mestiere, eh, perché appunto come dice no, di qua... Il vocabolario, io faccio, faccio altro. E mh, quindi sì, c'è una gran corsa al uh, trova un nuovo Raffaello per, uh, per uh, ingannare qualcuno oppure per fare un po' di soldi, ma questa è una prassi, è una prassi antica. Ehm, la creazione di falsi ehm, che va di pari passo con la creazione di doppi, ehm, le copie, ehm, copie intenzionali o copie eh, non intenzionali. Eh, Raffaello ha sostanziato <ride> eh, moltissimo l'arte dei secoli eh, che sono venuti dopo di lui. E quando prima si parlava di Settecento, mi sono venute in mente due cose, una del Settecento e una dell'inizio dell'Ottocento. E innanzitutto eh, Goethe, nel suo viaggio in Italia, a un certo punto eh, di ritorno a Roma, quindi dopo essere stato a Napoli di ritorno a Roma, ehm, se ne va all'Accademia di San Luca, pregando appunto oh, quelli che eh, dirigevano l'Accademia di San Luca di visitare il teschio di Raffaello, perché nell'Accademia di San Luca si conservava uno che era ritenuto. Il teschio di Raffaello. E, e così gli viene concesso questo privilegio, viene aperto l'armadio, eh, lui si trova davanti a questo a quest oggetto con grande ammirazione, con l'ammirazione dell'osservatore scientifico che si interrogava come potesse risiedere il, il genio pittorico eh, in quelle fattezze e quindi lo attribuiva a certe eh, rotondità perfette, quindi come eh, diretta conseguenza o diretto, eh, in diretta relazione con... Con la perfezione dell'artista, e questa è una cosa. La seconda cosa che mi è venuta in mente prima, è sempre legata all'Accademia di San Luca e lo racconta Catramerde Kensi nella, nella uh, vita di Raffaello, e, um, il quale appunto a un certo punto uh, racconta come il uh, 18 di ottobre, giorno di San Luca, festa grande per, per gli artisti a Roma, um, fosse concesso agli allievi dell'Accademia di San Luca di visitare il, uh, il teschio di Raffaello. Quindi veniva aperto l'armadio e in Processione devotissima, quindi davanti a San Raffaele, in processione devotissima, i, ehm, gli allievi si recassero con la loro matitina a toccare il teschio per poterne trarre in qualche modo ispirazione. Quindi, cioè Raffaello è rappresentato come il vertice, è un vertice che è nella piena romanità. Assolutamente. Lei prima parlando ha citato dell'importanza che ha avuto per la formazione di Raffaello la bottega paterna. Bottega paterna che a lei è molto legata a quanto pare. Infatti lei, come abbiamo accennato prima, è presidente dell'Accademia Raffaello. Ci può, professore, raccontare che cos'è l'Accademia e quali sono le sue missioni? Sembra una domanda un po' banale, ma in realtà nasconde molto più di quello che uno può sapere. Dunque, allora, che cos'è l'Accademia Raffaello? L'Accademia Raffaello nasce il 12 giugno 1869, quindi ha 151 anni quest'anno ehm, è un'accademia fondata da Pompeo Gherardi insieme a altri 12 notabili della città di Urbino, ehm, con lo scopo di favorire le arti. Questo era il motto: favoriamo le arti, onoriamo le arti e favorire le arti. C'è una uh, Esistono entrambe le versioni. Ora, l'istituzione di un'accademia, eh, come dire, è mh, una caratteristica dell'Ottocento, quella di eh, raccogliersi un po' intorno al genio del luogo e ehm, creare movimento culturale, chiamiamolo così. L'Accademia Raffaello Orbino è responsabile di mh, mh, grosse cose. Innanzitutto, L'Accademia Raffaello sin dall'inizio ebbe sede in Palazzo Ducale, quando Palazzo Ducale era, il palazzo del, era stato sino al 1860 il Palazzo della Legazione Pontificia. Quindi era un edificio lì con qualche ufficio pubblico, ma che non aveva al suo interno alcuna istituzione culturale. E eh, l'Accademia Raffaello occupa in qualche modo Palazzo Ducale e avvia il processo di. Restauro e di eh, riconoscimento in qualche modo di un museo. Ricordate che il Museo del Palazzo Ducale di Urbino, la Galleria Nazionale delle Marche, apre i suoi battenti, se non vado errato, appunto nel 1912, quindi molto dopo. I, ehm, i soci dell'Accademia Raffaello, poi ben presto, hanno intrapreso un'altra Colossale impresa che è stata quella dell'acquisto della casa di Raffaello la casa di Raffaello era una casa mh, che eh, nel 1635 fu acquistata da Muzio Oddi il quale fece apporre una bella lapide in cui si dice che lì nacque Raffaello una casa all'interno della quale si conserva un affresco che la tradizione già al tempo di Muzio Oddi assegnava eh, a Raffaello e, e poi per tutta una serie di passaggi di proprietà era in mano dei privati che erano sull'orlo di venderla, ecco la Accademia Raffaello ha intercettato subito questa operazione e ha messo su una uh, sottoscrizione internazionale, un crowdfunding, di, uh, come dire, all'antica, all riuscendo nel suo intento. Poi c'è un, un episodio importante, ma c'è da dire che eh, arrivarono soldi per questa causa. Sina anche dall'Australia, da Melbourne, oppure il liceo di Urbino, che è intitolato a Raffaello, il liceo Raffaello si fece base come collettore delle offerte di tutti i licei d'Italia con questo scopo. Molte persone mandarono o somma in denaro o delle opere, quindi si fece questa lotteria, una sorta di asta in cui furono vendute queste opere. Si arrivò a 5.000 lire dalla, eh, dalla somma finale queste 5.000 lire <coughs> furono messe da un personaggio che è giusto ricordare furono messe da john morris moore john morris moore era un collezionista inglese convinto di possedere un raffaello che non riuscì mai a vendere eh, se non dopo lunghi tentativi e mh, il suo raffaello Fu venduto appunto da lui stesso al Louvre e subito esposto come perugino, mm. È, eh, appunto la, la ehm, Apollo Marsia di Perugino che lui possedeva ed era eh, convinto che fosse di Raffaello. Ebbene, John Maurice Moore cacciò le ultime eh, 5.000 lire necessarie per comprare la casa di Raffaello, e il 6 aprile del 1873 eh, la casa di Raffaello apre i suoi battenti come museo. Da allora è un museo che è sempre rimasto aperto. E che cosa chiese per sé John Morris Moore? John Morris Moore chiese per sé il privilegio di poter dormire una volta l'anno nella camera dove era nato Raffaello. Ma insomma, sulle notti di John Morris Moore ci sono delle belle pagine. Anche di Haskell in cui eh, racconta anche come di, del fatto che quando portò il suo Raffaello, tra virgolette, in casa allontanò tutti, si mise in questa stanza, accese tutta una marea di candele e passò la notte insonne a contemplare questo, questo dipinto un personaggio un po' bizzarro però ecco a lui si deve questa, questa impresa tra l'altro l'Accademia Raffaello adesso sembra Ufficiale e riconosciuto dopo Don Roberto Longhi, che gli aveva riattribuito la paternità al genio e non al padre, come si diceva prima, il terzo capolavoro di Raffaello, che c'è ad Urbino, dopo la muta, è un pilastrino con la Santa Cecilia. Lei all'inizio di questa, questo racconto aveva detto che l'Accademia è nata con un preciso intento, quello di tutelare le arti, ed è un po' quello che fa tuttora. Le mostre sugli artisti, soprattutto sull'incisione. Del territorio, specialmente urbinate, si sono susseguite negli anni con una costanza incredibile. Eh, ricordo mostre su Bruscaglia, eh, su Carnevali, ricordo Bucci, no? che sono comunque un po' il fiore all'occhiello di quello che l'Accademia riesce a fare ogni anno insieme alla rivista eh, Atti e Studi che viene pubblicata annualmente. Ci può raccontare di questo aspetto, di come? Funziona una, una giornata tipica dell'Accademia Raffaello? <ride> Inizia molto presto e finisce molto tardi, innanzitutto. E, allora, ecco sì, ci sono tre operazioni che vanno di pari passo nella vita dell'Accademia Raffaello. Innanzitutto c'è l'apertura del museo, il museo appunto è visitabile, la casa di Raffaello è visitabile. Dopodiché ci sono le attività editoriali e le attività espositive. Eh, per le attività espositive vorrei fare un discorso a parte. Le attività editoriali appunto si sintetizzano nella pubblicazione annuale di un bollettino, un bollettino che... Ehm, ambisce a raccogliere qualcosa insomma, della storia e locale e artistica eh, che in qualche modo gira intorno a Raffaello. Il numero del 2019 non è ancora uscito, ma è pronto, tenetevi pronti, ci saranno cose anche molto interessanti, ci sarà un articolo bellissimo su Raffaello, scrittore di Sonetti, eh, perché... Viene ripubblicata, viene fatta una nuova edizione critica e uno studio di carattere linguistico che dice la sua su Raffaello Poeta. Quindi questo, magari ci sentiamo più avanti su questo tema. Ehm, insieme. A tutto ciò c'è la pubblicazione di studi specifici, ehm, ci sono diverse collane. C'è stato un periodo in cui eh, ci siamo dedicati a delle eh, anastatiche di opere di riferimento, come ehm, la storia dei conti e dei duchi di Urbino di Filippo Golini oppure le, mh, mh, il Gronau. I documenti artistici urbinati di gronau oppure bellissimo mh, grande volume degli elementi di euclide di euclide per la prima volta tradotti in italiano con delle splendide incisioni fatte evidentemente dai dai barocci, eh, dai barocci e e compagnabella ehm, per 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 illustrare queste gli elementi di euclide e, mh, Insieme a tutto ciò, appunto, c'è un'attività espositiva. In questa attività espositiva bisogna dire c'è un, un, un ente da, da ricordare, perché è estremamente legata l'attività la, espositiva della Bottega di Giovanni Santi, così la chiamiamo, ehm, è la, um, la scuola del libro, insomma, l'Istituto d'Arte, oggi il liceo artistico detto scuola del libro, che è stata una scuola che con la direzione di Francesco Carnevali. A, uh, si è specializzata sul mondo della illustrazione del libro. Quindi c'era un, un progetto formativo che legava la conoscenza dell'opera letteraria alla illustrazione del libro. E, da lì mh, ne è nata una uh, come dire, un uh, una congerie di, di, di personaggi, artisti eh, che hanno segnato mh, parecchio la, la, la storia, anche la storia visuale d'Italia. Se voi pensate, ci sono tutta una serie di pubblicità che sono partite da eh, persone che si sono formate qua. Penso semplicemente. Voi siete giovanissimi, non lo sapete, ma la, uh, la pubblicità delle, delle liquirizie tabù, um, dove c'è questa bocca bianca che si muove nel nero, è stata fatta da Giancarlo Carloni, che è stato allievo di questa, di questa scuola. E poi si parlava del mondo dell'incisione, che è il grande tema della, uh, della scuola Orbinate, quindi la litografia, la calcografia e la xilografia. A questo tema, um, come dire, eh, si sono dedicate. Molte tensioni nei decenni, um, finendo a un certo punto quasi per essere un po' autoreferenziali. È arrivato il momento invece eh, ora di um, ripercorrere un po'. Il cammino di questi personaggi e capire se vivevano in un isolamento dorato o se erano in una relazione eh, stretta con i grandi movimenti. La risposta non la so ancora. Quando avremo finito il giro degli artisti, ehm, la, potremo, la, la potremo dare. Però ecco, nel periodo in cui eh, le vicende dell'Accademia Raffaello ricadono sotto la mia responsabilità. Eh, siamo riusciti appunto a portare l'attenzione eh, finalmente su Francesco Carnevali con un numero di opere spropositato esposte tutte insieme per la prima volta. Ehm, sul, su ciò che Bruscaglia non mostrava, ovvero i suoi, i suoi disegni. Um, e poi su un grande maestro della xilografia che è stato Alberico Morena. Alberico Morena che eh, è vissuto e ha operato eh, per lo più in Umbria, ma si è formato appunto nella scuola del libro di Urbino. Una, un, un raffinatissimo della, del pettine con cui eh, incidere, incidere la tavola. Ma mh, non voglio dimenticare. Una delle ultime imprese che abbiamo portato a segno nell'autunno, nell nella fine dell'autunno e quindi nel colmo dell'inverno, che è stata una mostra su Marcantonio Raimondi e Albrecht Dürer. Perché mh, abbiamo esposto la lastra della, uh, della strage degli innocenti, quindi la, tra la prima traduzione eh, di Raffaello da disegno in. Uh, in incisione, eh, la lastra, le, eh, du, almeno due stati diversi della, uh, della medesima incisione, e poi il grande confronto eh, tra Marcantonio Raimondi e Dürer, cioè questo eh, furbetto eh, osservatore di Dürer, che spende tutti i soldi a Venezia per comperarsi le incisioni di Dürer e per riprodurle. Questo lo abbiamo messo a confronto con i grandi maestri della Calco e dell'axilo nel Novecento Orbinate quindi abbiamo ripescato uno per uno per eh, i diversi modi, stili e, e atteggiamenti verso, verso queste mh, tecniche e le abbiamo appunto poi eh, esposte tra l'altro lei mi ha parlato appunto di Marco Antonio Raimondi mesi fa c'è stato un convegno nazionale di importanza enorme sul tema dell'incisione in cui anche l'Accademia è stato tra i fautori ma è, è curioso perché Raimondi è quasi il promoter di Raffaello, colui che dà voce a, alle sue opere che non tutti potevano permettersi. Con l'incisione è riuscito a portare Raffaello in tutto il mondo. Ed è curioso anche il fatto che ad Urbino c'è appunto questa tradizione fortissima dell'incisione. Forse è uno dei luoghi in Italia dove ancora ha questo legame con l'acqua forte, con, cioè con queste, le, questi bulini, con queste strumentazioni e così vivo in Italia uh, non si studia più l'incisione ed è un peccato non, non se ne parla più come di un'arte eh, da affiancare all'arte all plastica alla pittura e, o al mosaico è un peccato uh, l'Accademia cerca appunto da anni di rimettere eh, sulle prime pagine dei manuali di storia dell'arte questa cosa dell'incisione ma secondo lei come mai eh, questo mezzo è così legato ad Urbino. Ma dunque, lo dividerei in tre tappe. Prima tappa, Raffaello. Raffaello vive eh, l'esperienza un po' pionieristica della stampa, nel senso che eh, capisce subito il valore della comunicazione di un'immagine. Allora, se noi facciamo un affresco, l'affresco, bello quanto si vuole, sta lì. E immobile e uno solo. Un'opera un eh, destinata all'incisione non solo si riproduce in un numero alto di esemplari o comunque in un numero sicuramente maggiore di uno di esemplari, ma si può spostare nello spazio. Quindi l'incisione ha dalla sua il numero di copie, il basso prezzo e la mh, capacità di diffondersi. Eh, nello spazio Raffaello ha capito che questo era un modo eccellente per comunicare le proprie invenzioni, tanto che la strage degli innocenti è un disegno che non nasce per la riproduzione di un affresco, non è uno studio per un affresco o per una tavola, è uno studio, è un disegno destinato all'incisione. Quindi Raffaello capisce l'importanza di. Della diffusione di questo, di questo mezzo. La seconda tappa non può che essere però Federico Barocci. Federico Barocci eh, incide incide e lo fa eh, per, per, per quella tecnica, non, anche lì non c'è un legame diretto con, eh, con la pittura. Quindi c'è, un, um, una incisione di creazione e non di traduzione di opere eh, diversamente, diversamente note. Eh, apro una parentesi brevissima per citare un altro caso molto importante e che sono le, mh, le incisioni di traduzione delle opere di Raffaello che, appunto, essendo mobili, finiscono inevitabilmente ehm, nei laboratori dei maiolicari di Casteldurante, di Pesaro, di Urbino, di Gubbio e quindi... Il, eh, il genere dell'istoriato si fonda proprio sulla base di queste, eh, di queste incisioni tratte dalle opere di Raffaello. E dopodiché, per il grande mondo dell'incisione, si deve arrivare davvero al Novecento e a questa scuola, che mh, con la sua struttura eh, formativa dava uno spazio alle attività laboratoriali. Eh, Smisurato. Quello che c'è da, da di cui rammaricarsi oggi, è la, come si dice, licealizzazione delle scuole d'arte che ha tolto tanto spazio alla, mh, alle attività eh, concrete, ai laboratori, per omologarsi con dei programmi eh, differenti. E, e appunto in questa in questa situazione che l'Accademia Raffaello annualmente bandisce un premio per gli studenti delle tecniche incisorie della scuola del libro, proprio per mantenere viva questa, questa uh, tradizione e per uh, incentivare lo studio di queste, di queste tecniche. E poi, e poi facciamo mostre. Certo. Tra l'altro, questo è un periodo un po' complicato anche per l'Accademia, in quanto con l'emergenza Covid il museo e di conseguenza anche i suoi uffici hanno dovuto chiudere fino a data da destinarsi mi pare di aver capito perché il ministro Franceschini ha stabilito che dal 18 di maggio eh, tra nove giorni eh, i musei capaci di farlo potranno riaprire nel rispetto delle norme eh, c'è il caso di dire che a Firenze il museo del Bargello non riaprirà fino a data da destinarsi perché non è agibile per una, una, una situazione tale e come il Museo del Bargello, che è uno dei massimi musei italiani, tantissimi altri musei, specialmente quelli disseminati nel territorio, fanno fatica a riaprire. Qual è la difficoltà eh, del museo Casa di Raffaello? Allora, diciamo che il museo della Casa di Raffaello deve riaprire. Non esistono terzium non datur, non c'è un'alternativa. Deve riaprire e riaprirà eh, nel rispetto delle norme. Se possono entrare solo 10 persone alla volta, ne entreranno solo 10 alla volta. Questo, oh, questo è un fatto. Prima di tutto, prima esiste la norma e da lì discende l'applicazione nell'apertura nell di questo museo. Ehm, la difficoltà, appunto, eh, sta nel secondo me, non sarà. Nemmeno subito all'inizio, anche perché all'inizio non ci sarà chissà quale giro perché non sono consentiti i, i traspo, gli spostamenti interregionali, il che significa che ci si deve rivolgere all'immediato bacino circostante, quindi non, non prevederei orde di, eh, di visitatori che rendono eh, complicata la. Ehm, L'applicazione delle norme nell'apertura. Quindi, questo è un tentativo che io farei, che avrei intenzione di fare, appunto, con le forze che ci sono, che ci sono in accademia. Um, I musei in Italia non possono chiudere, cioè ogni volta che un museo chiude, eh, si impedisce un, un flusso di comunicazione. Cioè i musei stessi fanno parte, quasi fanno parte del nostro paesaggio. Come dire, ci si aspetta da un qualsiasi borgo che insieme alla sua torre, al suo campanile, alle sue mura, abbia anche una piccola collezione di opere. Il Questo... museo. Eh sì, il famoso museo diffuso, certo. Quindi, insomma, io vedo molta difficoltà, ma... Un imperativo categorico che è quello di riaprire eh, devo dirlo per correttezza è un articolo del 28 di aprile però la presi, la, il presidente del gruppo artemisia Group iole siena eh, intervistata da arte magazine aveva detto chiaro e tondo che a suo parere riaprire musei e riaprire eh, le mostre era pressoché impossibile fino almeno ad ottobre e una delle Conclusione di questa intervista era che i musei hanno dei budget differenti, così come le varie esposizioni, e non sarebbe giusto nei confronti delle realtà più piccole che siano praticamente schiacciate da parte dei competitor più grandi. Tra l'altro il suo discorso era incentrato sul fatto che il 20, solo il 20% del, degli ingressi eh, normali potrebbe essere mantenuto in quanto la maggior parte dei visitatori di un museo di una mostra è fatta da eh, ragazzi in visita scolastica, da gruppi e da um, altre situazioni che al momento non possono essere attuate. E, tra l'altro lei faceva conto che il costo di una mostra era per il 95% eh, recuperato con gli sponsor prima dell'apertura e che tutto quello che ne veniva dopo era in un certo senso guadagnato solo che eh, con le disposizioni che all'epoca si erano date si parlano di dieci giorni fa eh, il suo punto era che era inutile aprire per un numero minimo di, spett di spettatori dei alle vari allestimenti come 120 al giorno su prenotazione con termoscanner all'ingresso e quindi di un guadagno minimo irrisorio di quasi 1200 euro contro i 6500 che la macchina mostra funzionava e Artemisia Group ricordiamo è una dei massimi, delle massime aziende produttrici di mostre d'Italia, mostre prevalentemente eh, divulgative, come quelle di Canova che si è fatta a Roma, come quella di Pinocchio che si è fatta qui adesso a Firenze, alla, alla Villa Bardini. Ora, è così complesso, um, così difficile, facendo un, un puro calcolo materiale tra misure umane e misure economiche, riaprire eh, in così poco tempo. È necessario avere più, più incentivi da parte del governo. Allora, eh, il tema è molto complicato e articolato. Innanzitutto bisogna distinguere mostra da museo. Certo. Allora, per quel che riguarda l'Accademia Raffaello, le mostre sono un ehm, come dire, un condimento del museo. Mm, cioè, non ehm, comportano un innalzamento del prezzo del, dell'ingresso al museo e anzi possono essere visitate senza entrare nella casa, quindi sono ad entrata zero. Quindi le mostre, sono, le mostre che si fanno nella casa di Raffaello sono una vera offerta culturale liberale, cioè è qualcosa che non ha dei rientri di carattere economico. Primo punto. Eh, secondo punto, bisogna distinguere i musei privati dai musei statali. Perché eh, i musei statali in qualche maniera ricadono in un bilancio del Ministero dei Beni Culturali ehm, attraverso delle, come dire, delle dotazioni annue eh, per, per la vita del museo. I musei eh, privati campano con quello che arriva, cioè con gli ingressi, quindi sono eh, Fondamentalmente eh, um, autonomi nella, nella, nella loro gestione. Quindi per loro, per i musei privati, è tutto molto più difficile. Mm. Um, è il sistema di incrociare musei che può aiutare, eh, eh, che può aiutare. cioè, è far ripartire un, un sistema uh, turistico. Perché. Immagino che eh, in una città come Urbino, dove la, uh, come dire, la, la, la gran parte dei visitatori viene per visitare il Palazzo Ducale, tutto ciò a ricaduta uh, viene, uh, uh, si riflette appunto anche sulla, sulla casa di Raffaello e quindi necessariamente, come del resto avviene, um, le attività uh, di carattere uh, museale vengono in qualche maniera... Anche se senza nessun organo ufficiale, ma vengono concordate. E quindi, certo, aprire adesso una mostra di quelle che deve fare, fare cassa, di quelle che si vendono, è forse a ragione ehm, la, signora, la signora Artemisia. Ecco. Signora Siena, sì. sì. Cioè, questo è quanto, è quanto più vero possibile, in quanto alla distinzione tra museo pubblico e privato in Italia. Schiaccia forse le realtà più deboli, diciamo. Eh, sicuramente, un museo eh, dislocato in un borgo eh, dell'Appennino Marchigiano non potrà mai competere contro un museo eh, statale come può essere la Galleria Nazionale delle Marche. Che tra l'altro, questa emergenza ha, ha avuto dei risvolti un po' drammatici per la nostra regione, in quanto se prima eravamo feriti dai postumi del sisma del 2016 e si era visto l'anno passato un incremento di visitatori uh, la Galleria Nazionale delle Marche ha fatto mh, quasi 200.000 ingressi uh, quest'anno con l'emergenza coronavirus si è praticamente uh, seppellito il numero di possibili visitatori del periodo estivo e nonostante queste difficoltà le varie realtà museali e l'Accademia Raffaello in primis si sono mosse per cercare di dare più contenuti multimediali possibili si è visto anche adesso che il ministro Franceschini stava parlando di una specie di Netflix a pagamento della cultura italiana ora ognuno può pensare quello che vuole però è, è duopo cercare di confrontarsi con queste nuove realtà, lei cosa ne pensa riguardo? Dunque l'Accademia la, Raffaello la Casa di Raffaello è visitabile con un virtual tour, questo da, da diverso tempo Um, ma consente la visita che può consentire un, un virtual tour, cioè è un grande contentino che possiamo darci fin tanto che non possiamo entrare nei musei, ma non è nulla di più. È come vedere una fotografia di una crostata o avere una crostata davanti. La crostata davanti la posso mangiare, quella che vedo in fotografia no, quello che ho davanti ne sento il profumo, ne percepisco l'effetto con la luce, quello che ho ehm, in altra maniera, cioè sono dei bite che mi arrivano senza dirmi molto di più, o ci si accontenta e va benissimo, in, in assenza di, di meglio si può fare questo, però... La visita non è, non è in nessuna maniera sostituibile. Cioè, tutti i surrogati delle visite vanno bene, consentono una, uh, una, un buon godimento delle opere, ma eh, l'opera vista direttamente è insostituibile. Si aprirebbe un altro discorso anche sul fatto che le opere vanno viste nei loro luoghi, ma qui si apre un altro discorso perché i musei, come voi sapete, sono dei bellissimi cimiteri ma poi ecco comunque lei quindi dice che cercare di arrivare a quante più persone possibile è di un gran vantaggio rispetto ai mezzi di qualche anno fa diciamo certamente sì sì, sì certamente sì. Certo. massa si cerca in qualche modo di attirare eh, più turismo possibile. Che ricordiamo, il turismo fa parte è, è il 13% del PIL italiano, solamente il turismo. Ebbene, quali sono allora le ultime, giusto per concludere, le future eh, proposte, le future, i futuri progetti dell'Accademia Raffaello, se ci può dire qualcosa di più insomma. Qualcosa di più ve lo posso dire perché noi abbiamo una mostra che è pronta e che è da due mesi, che è chiusa lì dentro, aspettava di inaugurare, e, ma che non abbiamo potuto inaugurare, ovviamente, per, per, le per le note vicende. Quindi ci sarà una mostra su Umberto Franci, appunto, un altro dei maestri incisori, e questa volta lo vedremo nell'esercizio l'esercizio, ci tengo a, a, a sottolineare questa parola, del disegno. Umberto Franci, mh, spendo veramente pochi minuti per descriverlo, per tutta la sua vita, ininterrottamente, una lunga vita che è arrivata fino a 104 anni, ha disegnato sino a dieci giorni prima di morire, disegnando in continuazione. Questo esercizio significa tenere la mano abile, abile nel tradurre in segno ciò che l'occhio vede. E, m, quindi questa mostra aveva la, la funzione, ha ah, la funzione, perché insomma quando, la, quando sarà possibile la vedremo, ha la funzione di portarci in quella interconnessione che c'è tra l'occhio e la mano. M? E, m, quindi capire come tutto quello che si vede, come tutto quello che Umberto Franci vedeva diventava per forza in lui disegno e in questo c'è... Il grande modello dei maestri. I maestri hanno pensato tutto disegnandolo mh? e poi lo hanno tradotto in opera. Questa, questa prassi è eh, come dire, è legatissima alla riflessione appunto sul, sul segno. Queste opere non sono mai diventate opere. È stato proprio il, 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 um, il disegnare continuo. Per esempio, ci sono. Eh, Tantissimi ritratti, per esempio i ritratti dei colleghi con cui condivideva il consiglio di classe, la scuola del libro, oppure ritratti delle persone che vedeva in televisione mentre guardava la televisione. Quindi eh, c'è questo disegno come un'esigenza che mh, veramente in maniera quasi eh, ossessiva. In, in Umberto Franci c'era quella di tradurre subito in segno sia i paesaggi che vedeva che le persone che incontrava e quindi ci sono tante persone che potrebbero riconoscersi in questi fogli che sono diverse decine di migliaia, eh, per cui c'è stata una selezione complicatissima eh, per, per, per questa mostra e questa è, è quella con cui riapriremo poi per l'incisione. Il grande nome a cui dedicheremo la prossima mostra è Nunzio Gulino. C'è una data ipotetica per l'apertura di quella prima mostra che ci ha raccontato, o ancora è tutto quanto ah. troppo vano? No, bano. io ovviamente adesso qui eh, scado nel, nel campanilistico e. Mm, Credo che sia verissimile per uh, il Museo della Casa di Raffaello riaprire il primo di giugno. Il primo di giugno è anche il Santo Patrono, che è San Crescentino, il santo che non esiste. E, mh, per cui eh, quella potrebbe essere l'occasione eh, per iniziare a vedere questi disegni ossessivi, questi splendidi disegni fatti con la labiro, eh, con, con quello che capitava per mano, da un grande maestro della xilografia come è stato Umberto Franci. E noi speriamo di venire a vedere l'inaugurazione il primo di giugno, allora. Bene, io penso di aver concluso. Ringraziamo il presidente dell'Accademia Raffaello, Luigi Bravi, e vi diamo appuntamento al prossimo incontro. Grazie per averci seguito. Buona serata. Grazie.